Al momento soltanto il forno in questione, che verrà poi controllato, aperto, controllato il contenuto e verificato, come io mi aspetto, che è tutto normale, quindi sarà una cenere contenente metalli preziosi da recuperare. Sotto sequestro per effettuare accertamenti tecnici, il forno dell'azienda Cabro di Sanzeno, in provincia di Arezzo, all'interno del quale mercoledì mattina è avvenuto uno scoppio che ha prodotto una fuoriuscita di fumo. La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta a titolare il PM Marco Dioni. L'incidente si è verificato mercoledì mattina attorno alle 8:30. Il forno è un forno moderno, quindi capace di autoregolarsi con la pressione interna. Quindi, avendo avuto una crescita un po' rapida di pressione, ha aperto le valvole e ha fatto uscire un po' di fumo. Questo fumo, che per noi è stato assolutamente non traumatico, quindi non ha creato nulla all'interno dell'azienda, i ragazzi hanno continuato a lavorare senza nessun problema, si è trasferito, l'abbiamo imparato dopo, nella fabbrica attigua della Italpreziosi, generando qualche problema. Il fumo sprigionato ha causato lievi malesseri per una ventina di persone. Sei di queste sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo e verde. L'azienda si occupa di recupero di metalli, ancora da accertare le cause dello scoppio. Contenevano, in questo caso sono rifiuti un po' misti, no? C'è un po' di tutto, la base sono i metalli preziosi, quelli che noi andiamo a cercare. Ipotizziamo, ma ripeto un'ipotesi, che magari c'era anche una bomboletta spray, che è quella che poi ha fatto il lavoro del botto.